bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo video documentazione, ragazzi, in realtà di un sentiero che abbiamo già documentato. Non mi ricordo però che stagione era, se era in estate, mezza stagione, inverno. Tu per caso ti ricordi quella volta del sentiero dell'acqua, ragazzi? In ogni caso lo rifacciamo in pieno inverno, quindi nel periodo più freddo in assoluto. Siamo nei pressi di Sangrato di Monteuroero, che è il punto di partenza. Siamo proprio diretti adesso a Sangrato, un sentiero d'anello mi pare intorno agli 8 km, dove c'è un 25%, anzi direi un 20% sterrato e un 80% asfalto. La giornata è di nuovo una splendida giornata di sole, persevera il bel tempo, l'alta pressione, anche se comunque le temperature sono veramente molto gelate. Ma come al solito non perdiamoci in chiacchiere, buona visione. Ed eccoci diretti verso Monteuroero, frazione Sangrato, da cui parte il sentiero. Ed eccoci arrivati alla partenza del sentiero dell'acqua. Il primo tratto di strada è asfaltato, ragazzi, vediamo sulla nostra destra i primi noccioli che fioriscono. Quello che avete appena visto, ragazzi, è l'agriturismo 1883 che compare sulla sinistra del percorso dopo nemmeno 10-15 minuti è validissimo. L'avevamo già visto nella precedente documentazione, ma la novità è che hanno fatto una piscina. L'ultima volta che siamo stati sarà, non mi ricordo più se un anno e mezzo, due o anche di più fa, adesso hanno fatto una piscina veramente molto interessante, ragazzi, immersa nel verde sulla cima di una collinetta con una vista su tutte le colline dietro. Uno spettacolo, veramente molto valida. Ecco il richiamo per il sentiero dell'acqua, ragazzi, la strada diventa sterrata, si prosegue sulla sinistra, bisogna svoltare dopo un po' a sinistra. Devo dire che rispetto alla volta scorsa hanno disboscato parecchio, porcheria allucinante. Abbiamo fatto un sentierino in discesa, ragazzi, una zona anche più fredda perché si scende giù, zona in ombra, cambia già subito il clima, siamo in una zona molto impervia. E naturalmente c'è di nuovo anche la pauta che speravo che non ci fosse, visto che da una vita che non piove più e non nevica più. Invece no, nelle zone umide, ragazzi, anche d'inverno, anche se da una vita che non piove, la pauta ve la trovate sempre. E manca veramente pochissimo al Lago Valunga. Ragazzi, ecco il Lago Valunga, l'abbiamo già visto e documentato più volte, purtroppo non ha un gran bel aspetto, anche delle zone ghiacciate in prossimità della sponda, ragazzi. Oltretutto c'è una novità, perché qui rispetto alla volta scorsa è stato recintato, vedete, c'è il richiamo del sentiero dell'acqua, siccome è proprietà privata. Qui Camilla una volta veniva a fare il bagno, adesso non può più, o meglio non potrebbe in teoria, perché poi da qua dietro, volendo, c'è un sentierino per passare lo stesso. Il sentiero continua su un tappeto di foglie secche, ragazzi, è finita la pauta. Mi ricordo che le volte precedenti si percorreva un pezzo lungo il Lago Valunga, poi a un certo punto, quasi in fondo al lago, si svoltava sulla sinistra. Adesso, col fatto che hanno recintato i proprietari, si svolta prima su questo sentiero qua, che è nuovo, sinceramente, che non abbiamo mai fatto. Camilla, dai, brava, eh? E certo, perché per forza, avendo recintato, hanno bloccato anche il passaggio. Siamo in mezzo a questa foresta che tra l'altro vediamo qua per la prima volta. Per cui, vedete, io pensavo di fare una ripetizione e basta di un percorso già fatto. In realtà, quantomeno questo pezzo qui è nuovo. Ritorna anche la pauta. Cristo, una Madonna vacca, ragazzi. Porcheria totale. Però la notizia bella è che noi risaliamo, quindi riguadagniamo quel tratto di quota che abbiamo perso facendo la discesa di prima. Poi c'è ancora un bel pezzo, bisogna vedere se confluisce con l'altro raccordo, ma penso di sì. E poi comincia l'asfalto, ragazzi, perché il grosso del percorso del sentiero dell'acqua è tutto asfalto. Un bosco molto impervio, ragazzi, molto molto selvaggio, peccato, tantissimi alberi caduti. Salendo, ragazzi, ci guardiamo intorno e vediamo se per caso troviamo dei punti di colore in questa vegetazione, in questo sottobosco molto fitto. Da come si può vedere, questi qua sono tutti rovi, ragazzi, sono tutte more, piante di more, guardate che roba, vedete? Però
L'aspetto naturalmente è brutto perché è proprio quello tipico invernale. Dicevo, punti luce, punti colore, qua ancora niente, eh. È ancora presto. L'ultima volta abbiamo visto il tarassaco, il primo a fiorire, prima ancora delle primule. Guardo se per caso ci fosse qualche primula, ragazzi, ma è ancora presto. Però noi teniamo gli occhi aperti. Di, hai visto quante tracce di cinghiale? Ragazzi, una delle poche piante verdi anche d'inverno sono queste qui dell'edera. Naturalmente Camillina ha già trovato un gioco che mi presenta davanti. So già cosa vuoi, Mila. Oh, piano che ti fai male, eh? In punta la salita, ragazzi, scorgiavo qua tantissimi pini marittimi molto carini, molto validi. Meraviglia, ragazzi, arriviamo a un certo punto dove c'è un incrocio, c'è un bivio e tanto per cambiare, indovinate un po', manca il richiamo del sentiero dell'acqua. A naso direi che a destra, proseguiamo di qua, secondo me. Mila, cosa dici tu? Nel frattempo siamo arrivati alla fine dello sterrato, ragazzi, sentiero dell'acqua, cartello richiamo qua c'è, prima non c'era per due o tre bivi, perché c'è stata la deviazione, non hanno rimesso i richiami rispetto all'ultima volta, bisogna svoltare a sinistra e d'ora in avanti si prosegue tutto su asfalto, purtroppo, sotto un certo punto di vista, purtroppo. Bene, ragazzi, eccoci arrivati al bivio, 100 metri, si prosegue giù in fondo a destra. Da questo punto, ragazzi, sentiero dell'acqua, ancora 2 ore di marcia. Il percorso prosegue su questa stradina, ragazzi, che è asfaltata in mezzo ai noccioleti, in mezzo ai boschi. E qua è vero che non siamo su un sentiero, però Camilla può andare tranquillamente libera. Qua passa, ragazzi, un trattore ogni 40-50 minuti in media. Nel frattempo proseguiamo per questa stradina molto panoramica, ragazzi, arriviamo a località Lazzarino. Abbiamo ampie distese di prato sulla nostra sinistra e invece boschi sulla nostra destra. Eccoci arrivati qua a un'alta svolta a sinistra, ragazzi. Dritto si proseguiva verso località Caratto, qui invece procediamo verso San Bernardo. Ragazzi, roba dell'altro mondo, sembra neve, in realtà è brina. Sulla nostra sinistra si apre un prato vastissimo, ragazzi, il paradiso di Camilla che vuole giocare qua. Eccoci arrivati a San Bernardo, ragazzi, adesso teniamo di nuovo la sinistra e proseguiamo appunto su questa stradina in direzione prima ancora San Bernardo Borgata e poi San Grato. Camilla, hai sete, ma qua la fontanina non butta niente, l'hanno chiusa, hai visto, Mila? È già, per forza, sennò poi ghiaccio di notte. Roba dell'altro mondo, ragazzi, la viola del pensiero, mi è stato detto che si chiama questo fiore che abbiamo trovato adesso lungo il sentiero su questa specie di area sosta. Altro incrocio, ragazzi, continuiamo a mantenere la sinistra e prendiamo in direzione San Grato. Bene, ragazzi, sono le 17:20, siamo arrivati adesso a San Grato, abbiamo completato anche questo anello, il sentiero dell'acqua, abbiamo fatto quasi 3 ore di marcia, ragazzi, 8 km, un percorso molto interessante che avevamo già documentato, come dicevo all'inizio, ma abbiamo visto la versione invernale, forse ne avevo già fatta una anche invernale di documentazione di questo sentiero dell'acqua. Concludiamo naturalmente con aperitivo al bar. Aperitivo al bar, cos'è una torta di? Cheesecake e frutti di bosco. Cheesecake e frutti di bosco, buona, valida. Altro che... Bene, ragazzi, concludiamo anche questa giornata al bar con aperitivo, giusto per riscaldarci un pochettino e riposarci neanche tanto, perché ragazzi, un giro di 8 km che abbiamo fatto in anche molto più del tempo previsto, abbiamo fatto deviazioni e ce la siamo presi con calma. È stato relativamente caldo oggi, adesso le temperature scendono parecchio perché, ragazzi, adesso è chiaro fino alle 6:15 di questa stagione, poi incomincia a diventare buio, quando arriva il buio scendono anche parecchio le temperature. Come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate il video, condividete il video, ragazzi, alla prossima, ciao!